Siamo ancora con Ance Giovani, questa volta però mi sento di dire siamo con il padrone di casa a questo punto. Siamo con Giordano e Quizzi, continuo a fare i complimenti per questa cosa. Lui è il primo destinatario, non sono l'unico, proprio 5 minuti fa sono continuati i complimenti. Insomma, siamo riusciti a catalizzare l'attenzione qui all'Aquila questa volta, grazie ad Ance Giovani. Una convention di stampo nazionale e potrebbe essere un bellissimo modo per dare il via al decennale del sisma? Allora, grazie intanto a voi per la presenza. E sì, naturalmente l'idea che è nata a novembre con la Presidente Albertis era proprio questa, cioè evitare che si spegnessero i riflettori sulla nostra città. E sicuramente a 10 anni dal sisma avere un convegno, portare i giovani da tutta Italia, fargli visitare, toccare con mano i cantieri, cosa che hanno fatto ieri, sono scesi nei tombini dei sottoservizi, hanno visitato il tunnel, hanno visitato il teatro, hanno visto il Duomo ancora fermo e senza protezione dal sisma del 2009, quindi sono resi conto di quello che è realmente l'Aquila oggi, una città bellissima, tornerà una città bellissima, sicuramente una città sicura, ma ancora c'è tanto da fare. Questa è la prima cosa. Fare qui una convention, parlare oggi della fragilità e della ricostruzione del nostro territorio, che purtroppo la storia ci sta insegnando che sempre più spesso avvengono episodi catastrofi in Italia, non per forza a causa del terremoto, inondazioni, il ponte di Genova, quindi parliamo di tante catastrofi. Volevamo provare a riflettere su come poter intervenire magari con i saperi che abbiamo di là come relatori e il governo, come magari provare a pensare a un testo unico, a un qualcosa che ci unisse questo sapere che negli anni piano piano stiamo acquisendo purtroppo a nostre spese, sulle nostre spalle, a caro prezzo, però è un nostro know-how, un nostro bagaglio che ci arricchisce, che dobbiamo saper spendere per fare in modo che siamo pronti alle nuove emergenze, alle catastrofi, in maniera reattiva, in maniera anche uniforme. Come poter intervenire? Questo noi lo vogliamo guardare anche dagli occhi degli imprenditori, che poi è la cosa più importante. Le imprese sane, le imprese iscritte, le imprese che militano nelle associazioni di categoria, specialmente la nostra principale in Italia, l'Ance, che comunque sono imprese sono intervenute sia nella prima parte dell'emergenza, quindi fronteggiando l'emergenza, e poi nella ricostruzione, sono quelle che oggi, era una domanda che volevo fare al sottosegretario e che spero di poter fare tra poco a chiusura, sono le imprese che vanno premiate, sono quelle imprese che devono essere messe in prima linea anche per fronteggiare le emergenze, non solo i saperi, non solo gli ingegneri, i tecnici, i geologi, sì, che oggi hanno raccolto sul campo tanta esperienza, ma tutte le nostre imprese che oggi sul campo hanno raccolto esperienza hanno dato prova di affidabilità, di serietà, e lo hanno dimostrato con questa ricostruzione aquilana, che è veramente un nostro fiore all'occhiello, perché comunque si sta ricostruendo in maniera seria. Noi Ance Giovani dell'Aquila, già in occasione dei 25 anni del gruppo, abbiamo aperto il nostro convegno con una mostra fotografica di un'artista aquilana. Qui oggi abbiamo riproposto, grazie anche all'Associazione Rosam, alla professoressa Semeraro, e Linda Karshan con la sua opera. Quindi ricostruire, ma sì, ricostruire anche con l'arte, ricostruire con un tocco che lasciare il segno, non solo una cosa piatta. Bene, bene, ottimo. Quindi, diciamo, ricapitolando, riuscire a creare una serie di best practice, quindi un documento, partendo da tutto ciò che è successo all'Aquila e dalle buone pratiche che sono riuscite, per far sì che possa essere utile eventualmente in altri accadimenti in Italia, che sappiamo essere un territorio sismico, affinché l'emergenza possa essere affrontata al meglio e quindi possa essere percepita come meno emergenza. Quindi tutti sanno quello che devono fare, c'è una normativa stabile e ci sono gli imprenditori che non brancolano nel buio dietro a articoli ed articoletti. Speriamo che questo governo ci aiuti e venga incontro alle imprese, che è la cosa più importante. E venga incontro alle imprese. L'impresa edile è un moltiplicatore
di economia. Noi ogni euro speso nell'edilizia viene triplicato se non quintuplicato, quindi noi siamo una filiera lunga che crea lavori in un indotto impressionante. E se si ferma il motore dell'economia dell'edilizia, credo che il nostro paese abbia poche speranze. Grazie Presidente. Grazie a lei. La cosa che ci tenevo è che noi dobbiamo tornare come i nostri genitori avevano voglia, questo è un concetto che volevo dirlo oggi, noi dobbiamo tornare a far sì che noi dobbiamo aver voglia di trasmettere ai nostri figli la voglia di fare questo mestiere, cosa che oggi ci sta un pochino passando, perché purtroppo la filiera burocratica, questo modo di lavorare non ci sta piacendo troppo, quindi dobbiamo tornare invece a credere nelle nostre imprese, a credere nelle nostre aziende, e far sì che il governo ci sia vicino e creda in noi, e far sì che noi abbiamo voglia sempre di più di trasmettere questa voglia ai nostri figli di continuare con questo lavoro. Perfetto, grazie. Sono assolutamente d'accordo. Grazie Presidente, grazie per essere stati con noi, e continuiamo con il nostro giro di interviste.